Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è a Pechino per una visita di poche ore, la prima di un leader di un paese UE del G7 dall'inizio della pandemia. Un viaggio che punta a sviluppare la cooperazione economica tra Cina e Germania. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto Scholz nella grande sala del popolo della capitale cinese. Lei è il primo leader europeo a visitare la Cina dopo il 20° congresso del Partito Comunista Cinese ed è anche la sua prima visita in Cina dopo aver assunto l'incarico. Sono fiducioso che la visita rafforzerà la comprensione reciproca e la fiducia nei due paesi, approfondirà la cooperazione pratica in diverse aree e delineerà piani per l'ulteriore sviluppo delle relazioni Cina-Germania, ha detto Xi. Il cancelliere, accompagnato da una delegazione di industriali, tra cui i capi di Volkswagen e BASF, non ha nascosto la necessaria collaborazione, nonostante punti di vista diversi. Vogliamo anche discutere di come possiamo sviluppare la nostra cooperazione su altri temi, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare e indebitamento, ha affermato una fonte del governo tedesco che ha parlato a France Presse. La visita di Scholz a Pechino è stata accolta da critiche in Germania, ma anche in Francia, a Bruxelles e Washington. Ci incontriamo in un momento di grandi tensioni causate, come è noto, dalla guerra della Russia in Ucraina, ha sottolineato Scholz, mentre la Cina rivendica la sua neutralità, percepita in Occidente come un sostegno tacito al Cremlino.